Per te che vuoi? È il titolo dell'episodio che è oggetto di questo nostro incontro oggi e che prendiamo sempre dagli appunti, dai ricordi, dai racconti di padre Guglielmo Alimonti. In questa pagina padre Guglielmo parla del fratello maggiore di padre Pio, sì Michele, che come tutti sanno, nell'ultima parte della sua vita viveva qui a San Giovanni Rotondo in casa della figlia Pia. E padre Guglielmo, quando veniva qui a San Giovanni Rotondo, andava spesso a visitargli, a fargli visita la mattina, dopo la messa con padre Pio, e gli portava la comunione. Quindi tra padre Guglielmo e il fratello di padre Pio, Michele, si era instaurato, era nata una bellissima amicizia, un'amicizia umana e un'amicizia anche molto bella da un punto di vista spirituale. E padre Guglielmo dice che andava anche per sentire i racconti che zi Michele faceva di quando padre Pio era piccolo e lui era ancora giovane, e quindi della loro fanciullezza che avevano vissuto a Pietrelcina. E dice, ricorda quella volta che Francesco volle usare la falce. Francesco è padre Pio da piccolo, padre Pio quando era a Pietrelcina. Dice, volle usare Francesco la falce, ma inesperto com'era, si tagliò quasi completamente il dito mignolo. Michele, come si usava fare in quel tempo, lo fasciò con delle foglie e con una rozza pezzuola, senza medicarlo perché mancava tutto il necessario. Gli proibì di raccontare l'incidente ai genitori per non farli preoccupare. Dopo alcuni giorni, Michele tolse la rudimentale fasciatura e vide con meraviglia che il dito del piccolo Francesco era perfettamente guarito. Questo è uno degli episodi che zi Michele raccontò a padre Guglielmo Alimonti, ma ve ne sono tanti altri. E lui poi, padre Guglielmo, racconta anche di un altro particolare. Un altro giorno, quando sempre dopo la messa con padre Pio si recò a portargli la comunione, gli chiese, ma tu da quanto tempo non vedi tuo fratello, cioè padre Pio? E zi Michele rispose con queste parole. Viene tutte le mattine, si trattiene poco perché deve celebrare la messa e ha tanto da fare in chiesa. Anche questa mattina è stato qui. Il fratello zi Michele, di padre Pio, racconta un episodio di bilocazione, pur non sapendo che si trattava di una bilocazione. E quindi ancora una volta un segno, poiché si sapeva che padre Pio non usciva quasi mai dal convento. E il giorno in cui zi Michele morì, anche padre Guglielmo arrivò qui a San Giovanni Rotondo. E racconta così il momento del funerale del fratello di padre Pio, Michele Forgione. Dice, durante la celebrazione funebre, stetti vicino a padre Pio sul matroneo. Quando il corteo si avviò verso l'uscita della chiesa, padre Pio si alzò in piedi, tenne fisso lo sguardo sulla bara del caro fratello, poi si sciolse in un pianto dirotto. Dopo qualche minuto lasciai il padre in chiesa e seguii il corteo fino al cimitero. Assistetti alla tumulazione. Quando il muratore ebbe terminato di sistemare ogni cosa, baciai la tomba, lasciai la cappella e tornai in chiesa. Il padre era lì. Mi inginocchiai vicino a lui senza disturbarlo. Quando alzò la testa per guardarmi, gli dissi quasi sottovoce, «Padre, nel cimitero tutto a posto». E lui
mi disse, cioè padre Pio rispose a padre Guglielmo, per te che vuoi? Ed io risposi, padre, la sua benedizione. Mi poggiò le mani sulla testa e mi benedisse. Anche nel dolore, padre Pio sapeva guardare l'altro. Noi ci vediamo domani, padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!